Allora, il campione, già questo titolo, chi è per voi il campione oggi? In campo, fuori dal campo, sugli spalti? Ce l'ho. Non ti dirò un nome preciso. Per me campione è chi, avendo un ruolo, diciamo, di forza, di potere, un ruolo in cui ha una voce molto, molto più potente degli altri, ha l'intelligenza e la consapevolezza per usare questa forza anche per tutelare quelli più deboli. Cioè, in un periodo in cui invece si sente chi ha tanta forza attaccare continuamente chi è più debole, secondo me il campione oggi è quello. Cioè, prima lo si dava per scontato, no? Quest'uso del potere, no? Oggi è talmente brutale che secondo me proprio è... Questa cosa è abbastanza sconvolgente. Io meglio se non parlo di calcio, che non ci capisco niente per carità, quindi non ho un campione calcistico. Però sì, appunto, non c'è un campione di riferimento. Però penso che in quest'epoca che viviamo, un campione potrebbe essere chi rimane con i piedi per terra. Cioè, io ammiro molto anche Andrea, Stefano, cioè persone che rimangono nel loro, cioè che in tutto questo smisurato apparire, ricerca di fama, successo, secondo me ti devi mangiare la vita perché te la vuoi mangiare te, non perché te lo dicono gli altri, non so come dire. Quindi io ammiro chi rimane sempre se stesso con i piedi per terra e fa le cose perché veramente gli piacciono. Per esempio, il nostro mestiere, fa l'attore perché veramente ti piace questo mestiere, non per tutto quello che luccica intorno. Questo. Per me non lo so, non lo so, non ti so dire che cos'è per me a livello magari, no? Così, ma forse lo siamo un po' tutti. Siamo tutti abbastanza orrendi, no? In tutte le nostre manifestazioni. Quindi siamo tutti campioni e quindi siamo tutti orrendi, forse è la stessa cosa. E la sfida è stata parlare, avere una cornice, diciamo, sportiva, calcistica, come non si vede spesso in Italia, poi per to toccare argomenti molto più grandi. Ma sicuramente non è un film sul calcio, è un film ambientato nel mondo del calcio, facendo grande attenzione a che la messa in scena del calcio Sì. stesso fosse credibile, proprio perché era un terreno nel quale si collocava bene questa storia che diventa un po' emblematica e che ha a che fare anche con la vita quotidiana di tutti noi, nel senso. Appunto questa cosa che si diceva dell'apparire, no? Il fatto del successo anche come un successo mediatico, anche alle volte fatto di piccoli numeri, non necessariamente di grandi numeri, ma ormai basta anche così poco per essere influencer o blogger o personaggio pubblico, fra virgolette, no? Quindi credo che riguardi la vita di molti di noi, cioè la percezione di noi stessi da quando ci sono i social, sicuramente questa società mediaticamente è cambiata, cioè ognuno di noi fa i conti con quella cosa, con la percezione che gli altri hanno di noi e quanto quella percezione degli altri ci influenza. Andrea, il tuo personaggio è un po', è a metà tra due mondi, quello del circo che ti circonda, no? La festa in casa, sempre movimento, sempre gente, sempre voci, e poi quello più normale, che sono Stefano e sono Ludovica. Quindi come hai poi costruito questo personaggio che è un po' a metà? Beh, diciamo che mi ha aiutato molto il percorso, no? Che fa questo personaggio, perché all'inizio ce l'ha quelle cose che poi sbucheranno alla fine, no? Però lo crei, è stato così, è venuto così, l'evoluzione col rapporto con Valerio, con lei. È stato tutto così, poi era scritto molto bene, quindi ti mettevi molto, all'inizio è solo lusso, roba sfrenata e poi diventa più sensibile col passare del film. E è stata una cosa che è venuta lì per lì.
Ok, quando avete letto la sceneggiatura prima di iniziare poi a girare, c'è stato un confronto fra di voi? Vi siete incontrati? Avete parlato un po' sulla storia, sui messaggi che poi andavate a mettere in scena? Ci siamo incontrati, abbiamo fatto delle letture con Leonardo, il regista. Non ci siamo confrontati tanto sul messaggio, più sui personaggi, più sulle singole dinamiche. Sai, bisogna stare attenti al messaggio con la M maiuscola ad un film, cioè quello può davvero condizionare la messa in scena, la recitazione. Ci siamo concentrati sui nostri personaggi, sul rapporto fra questi personaggi, le dinamiche di questi personaggi, fiduciosi che poi eventualmente il messaggio sarebbe uscito, ecco. E ti chiudiamo l'ultima domanda per te, Stefano. Come è stato rincontrare Anita Caprioli dopo tanti anni anche lì, Santa Maradona, esatto. Piccolo grande cult calcistico. Calcistico, che poi in realtà, a parte i titoli di testa, sì, secondo me titoli di testa fra i più belli del cinema italiano, con Maradona, appunto. Ma guarda, Anita è, non so, era stato facile allora lavorarci, è stato facilissimo adesso, insomma è un'attrice che si connette subito con la parte emotiva e con la quale c'è proprio un dialogo anche negli sguardi, negli ascolti, e poi c'è una grande simpatia. Condividere insieme un film come quello, che è stato così divertente, insomma, non è cosa da poco. Vi ringrazio. A te, grazie.